Amici e amiche di Pianeta Bari, benvenuti, ben ritrovati in quello che è il primo giorno del Bari, perché oggi si è ritrovata la squadra agli ordini per la prima volta di Longo. Noi ce l'avamo, avete visto le nostre foto sui nostri account social. Ma oggi parleremo davvero delle ultimissime di calcio mercato. Notizie davvero freschissime arrivate appena un'ora fa, di cui ne parleremo eh, in quest'ora mentre andando in contemporanea all'Inghilterra, quindi eh, non ricordo l'ultima volta che partita c'era, però eh, fu abbastanza noiosa, quindi eh, seguiteci che, che vi, vi divertirete e soprattutto eh, sarete aggiornatissimi su quello che eh, sono le ultime in casa Bari. Innanzitutto saluto eh, come sempre Giovanni che è con me, ciao. Ciao Claudio, buonasera a tutti gli utenti. Allora. Allora siamo, siamo davvero um, davvero ci sono tante, tante cose da dire la prima che Sgarbi eh, dovrebbe arrivare all'intorno all alle 8 a Bari quindi ecco a meno di cambi di programma eh, Sgarbi ecco sarà il secondo arrivo del Bari dopo eh, quello di Favasuli che è arrivato ieri quindi um, credo che domani già si possa allenare e possa arrivare anche l'ufficialità di Vito. Questo uh, alla luce anche del, delle voci che sono arrivate su, sull'interesse dell'Empoli, che in realtà potrebbe pure esserci stato un sondaggio, però era folle, voglio dire, vedere, vedere, vedere Sgarbi, non, non Albari, quindi io sono... Tanti mi hanno scritto. Io sono sempre stato tranquillo, ecco, sicuro, convinto che Sgarbi sia pagato a Bari e così sarà. Tra l'altro, oggi in diversi hanno confuso Sgarbi con Scafetta. mi sta al grande Scafetta per essere stato paragonato a, a Sgarbi, no? Penso l'uscito abbia si sia confuso perché in diretta lui ha detto dovrebbe esserci tipo Lorenzo Sgarbi. In gruppo okay, invece certo. pure 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 tanti 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 tifosi però ecco il um, il discorso di di sgarbi è che aveva in prestito secco dal dal napoli e dal napoli eh, dovrebbe anche arrivare eh, o perché la trattativa è proseguita in questi giorni eh, il bari Diciamo, si è convinto del, della bontà ecco, del difensore l'anno scorso al Trento e quindi nei prossimi giorni dovrebbe poi chiudere eh, anche la. diciamo, il, il nome di questo giocatore che io personalmente non conosco. Non so tu se. Sai qualcosa in merito? No, sappiamo che è mancino che sicuramente è significativo in questo momento per il Bari perché servono come il pane i giocatori che i difensori che giochino con il piede mancino. però sappiamo ben poco è strutturato sarà esuberante fisicamente. Ne parleremo, ne parleremo sicuramente a breve del, della questione difensore mancino. Uh, però ecco direi di andare uh, per gradi allora um, il, la questione principale è quella del portiere allora magalini confida di chiudere la questione portiere entro il 10 quindi lo diciamo l'abbiamo detto più volte il Bari vuole chiudere il portiere Entro il ritiro, quindi vorrebbe consegnare a Longo il portiere titolare. Io credo che sia al netto del fatto che ci sia Pissardo sia una priorità quella di impostare il ritiro col portiere titolare perché ah, sì. è il portiere titolare che deve capire, soprattutto in un gioco come quello di Longo, dove il portiere è il primo che imposta il gioco, devi farlo col portiere titolare, non con, certamente col portiere che poi giocherà in panchina. Al momento il nome preferito e in pole è quello di Stankovic. E aggiungiamo un dettaglio davvero dell'ultimissima ora, che il Bari attende soltanto l'ok ok di Stankovic. Con l'Inter ci sono già tutti gli accordi, l'Inter ha dato piena disponibilità alla cessione in prestito del, del figlio d'arte, ecco del figlio del, del più famoso Dejan Quindi si attende, in un senso o nell'altro, una risposta da Stankovic. Se Stankovic dovesse dare l'ok, ok, allora in un paio di giorni avrebbe il suo titolare. Eh, la problematica in questo senso, qual è? È che. Ehm, ci sono altri club su cioè Stankovic, ad esempio il Venezia. però poi il Venezia, ecco, non so se li prospetterebbe la titolarità eh, in Serie A. Eh, perché comunque il Venezia c'è a Jovanen che comunque è un portiere valido. Ci sono anche altri club di Serie B. Credo che anche la stessa Sandoval lo volesse indietro. Eh, però la notizia che ti giro in questo momento è questa: il Bari. Attende soltanto l'ok ok da parte di Stankovic. E Stankovic possiamo dire è forte. Eh, è un portiere forte. Eh, diciamo che tra, di tutti i profili di cui abbiamo parlato, perché poi ribadiamo, non è che siamo noi impazziti, il Bari ha fatto un casting duraturo sui portieri, ne ha cercati tanti, ha fatto chiacchiere con molti, mh, alcuni. Eh, Claudio, tu confermerai, sono, resiste ancora la candidatura di alcuni. Penso a Pigliacelli che ormai è praticamente stato il primo nome accostato al Bari, penso, nell'intera sessione di mercato a livello generale. Eh, lo stesso Radunovic che invece è un nome uscito negli ultimi giorni. Piace però Stankovic è forte, molto forte, un classe 2002 rispetto a Pizzignacco, che era l'altro under eh, valutato per me, è più avanti. Ovviamente il fattore negativo è che Stankovic, essendo forte, l'Inter, legittimamente puntandoci, non puoi averlo se non in prestito. Eh, però è così, cioè, in questo caso non può farci nulla il Bari, non, non penso che l'Inter voglia, voglia privarsi di Stankovic, che è un portiere 2002 molto, molto forte. Allora, Qual è la questione portiere? Ci sono stati fatti tanti nomi, leggevo qualche commento. Sono stati trattati tutti perché in una situazione come quella del Bari, dove il portafoglio sappiamo che non è molto ampio, io credo che sia anche normale che un direttore sportivo debba sondare più, più, più nomi sì, sì. e capire poi qual è quello che più aggrada, non soltanto il portafoglio, ma anche il, il tecnico. Il primo nome che è stato proposto è quello di Pigliacelli. Dal, perché era sicuramente sul mercato del Palermo. Eh, però Pigliacelli non, ecco, non, 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 non era il profilo preferito, tant'è, l'abbiamo detto più volte, che se il Bavi avesse voluto chiudere Pigliacelli, l'avrebbe già fatto. Se siamo arrivati a due settimane di continui eh, rimbalzi con Pigliacelli e ancora non si è chiuso, evidentemente Pigliacelli non è il piano principale, il piano A. E questo è un dato di fatto. Sono stati proposti a, um, a magari tanti altri nomi, è stato proposto Pizzignacco, l'abbiamo scritto, è stato proposto Sorrentino, ma entrambi mh, piacciono sicuramente, ma non, non tanto da affidarvi la porta titolare del Bari. Um, nel mezzo poi è, sono stati proposti dallo stesso procuratore sia Micai che Leali, Leali è forse... Il, il, il nome preferito ecco, da parte di, di, di tutti però il problema di Leali è uno che il Genoa non lo libera al, al momento lo libera tra un mese eh, e quindi non si può aspettare un mese per il portiere titolare allo stesso modo Magalini apprezza tantissimo Micai Micai verrebbe a piedi a Bari il problema è uno che il Cosenza non lo libera perché il Cosenza Micai non, non ricordo se sia il capitano proprio del Cosenza però è un giocatore importantissimo per il Cosenza Quindi se lo devi liberare lo devi pagare quindi andare a pagare il cartellino a un trentenne credo, penso che sia l'ultima cosa che De Laurentiis voglia fare quindi anche Micai è apprezzato ma non è, non è il, il candidato principale in questa sequella di nomi è stato fatto anche quello di Semper è stato proposto però anche qui il Como non lo libera al momento il giocatore quindi mh, più, eh, per una serie di incastri, più fattibile, apprezzato e anche economicamente abbordabile, in, non so se mi sono spiegato, quindi in un mix di più uh, con cause, è, è quello di Stankovic. Quindi Stankovic al momento è balzato in pole, tant'è che il Bayer ha fatto la sua offerta. Eh, all'Inter, offerta ripeto accettata perché l'Inter ha dato piena disponibilità, manca soltanto l'ok okay, eh, del giocatore quindi eh, ripeto Magalini, Di Cesare e Longo sono tutti fiduciosi di chiudere la questione entro il 10 quindi se, se le cose vanno bene io credo che il weekend passerà e lunedì sapremo Uh, novità importanti quindi se effettivamente sarà stanco il portiere perché non si dà fiducia a Pissardo uh, anche questa è una bella domanda che mi hanno fatto in tanti io uh, e qui vorrei l'opinione di Shambai che eh, sappiamo è un esperto di portiere, io credo che Pissardo lo, lo, la gente lo voglia titolare lo veda lo, lo esalti perché a confronto con Brenno era buffon però eh, cioè, Pissardo deve essere me, un portiere normale da Serie C, secondo me. Ecco, ad, ad, può fare la Serie B sicuramente, però non da titolare, secondo me. Cioè, una squadra che voglia a fare la voce grossa in Serie B, prende un portiere più forte di Pissardo. Pissardo sembra buffon perché a confronto aveva Brenno che eh, non so cosa potesse sembrare, però io personalmente, Pissardo, che è un bravissimo ragazzo, ripeto, l'ho conosciuto anche, però affidargli la porta titolare per me sarebbe, sarebbe un grande errore, il classico errore che si può fare della riconoscenza nel calcio. Cioè, mh, dare, dare premi perché si è fatto il proprio dovere mi sembra, mi sembra esagerato. Non so poi quello che è la vostra opinione. Io sono totalmente d'accordo, ma io penso che abbia, no, Pissardo in, questi, in, questa, in questa coda di stagione abbia mostrato anche dei difetti oltre ai pregi. Cioè, penso che ormai ci siamo ben fatti un'idea su che tipo di portiere sia. Sicuramente... Se cioè, vai ma... in Serie B, e grazie a Pissardo, c'è cioè, nessuno che Senza niente. dubbio, ma, ma ha fatto pastare. delle parate importanti. Eh, tutti ricordano il, il, il rigore contro la, contro la Ternana ma all'andata fa un'uscita su Franco Carboni fantastica eh, chiude la porta letteralmente per non parlare poi della reattività con cui con i piedi smanaccia il colpo di testa di Di Stefano al ritorno tutto bello, il problema è che ha anche dei limiti. Non sembra molto forte sulle uscite. Su quello non è stato testato tantissimo, però non sembra sicurissimo e soprattutto con i piedi non è sicuro, o meglio, più che non è sicuro, non garantisce un qualcosa in più. Al bari serve e ormai l'abbiamo capito perché i profili bene o male sono assimilabili. Al Bari serve un giocatore che, che faccia qualcosa in più anche con, con i piedi, e... Stankovic, se non ricordo male, ehm, commise un errore molto grave nella prima partita di campionato contro, la, contro il Pisa. Sì. Ma Pirlo continua a darle fiducia, è cresciuto ed è diventato uno dei portieri. Secondo me, dopo l'inizio di stagione un po' incerto, è stato tra i migliori portieri della categoria. Quindi, per me, sarebbe un grande, un grande, un grande sì. Cioè, per me, è un grande sì. Stankovic, mi auguro venga preso lui. Sì, eh, diciamo poi mi sono dimenticato, nel, sul podio primo posto Stankovic, secondo posto c'è Radunovic, altro nome proposto, piace, però qui il problema sono i costi, eh, che costa molto liberare anche lo stipendio con la promozione del caliere salzato, quindi in questo momento io direi a livello di percentuali 80 Stankovic. Eh, Anzi, facciamo 70 Stankovic, 20 Radunovic e 10 mi tengo Pigliacelli al terzo posto. Quindi, il, um, vediamo: bisogna bisogna um, aspettare. Barbara Ripeto sta aspettando una risposta di, di Stankovic. Uh, sì, Radunovic è forte. Radunovic è forte. Il problema di Radunovic è che ogni tanto ha proprio dei cali da un punto di vista della forma, mentale. non è un portiere costante, non all'interno della parte, proprio all'interno della stagione. Quindi non so, eh, non mi convince al 100%. Sì, ecco, restando quindi, ehm... grazie a Ah, è stanco c'è sicuramente un buon portiere ehm, Bavi sta su, cioè, ha, ha chiesto un prestito non so eh, credo che sia inserito un riscatto in base alla promozione però eh, sicuramente è un nome che mh, al momento è più caldo va, ripeto vedremo vedremo cosa, cosa magalini ha detto che, che vuole chiudere queste parti entro il 10, cioè non, non, non vuole andare oltre. Poi è chiaro che se eh, Stankovic ti rifiuta, eh, inevitabilmente poi si, si dovrà ritornare sulla questione. Però c'è fiducia che possa accettare, anche perché il Venezia non mi sembra molto convinto di, di andare su Stankovic. Prove che il portiere ce e allo stesso stanco che ce lo giocato, il titolare cioè eh, andargli a prospettare una un fare il secondo in Serie A in questo momento non credo che sia no, 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 avrebbe non avrebbe senso nel suo percorso di crescita. sì Esatto, ehm, questione di nome in giro, eh, me, certamente. Eh, passiamo da, dalla porta alla difesa. Il nome quindi in questo momento abbiamo detto prima che ehm, dovrebbe arrivare, quindi la chiusura è attesa nei prossimi giorni, è quello di Obavatin. Eh, per curto la situazione è quella che abbiamo raccontato nelle scarse giorni, ovvero che il Como non lo muove, il Como è un po' eh, come posso dire, lunatico, nel senso che ci sono giorni che apre, giorni un po' che chiude, al momento non, non lo vuole liberare e eh, quindi... È, al momento è tutto fermo per quanto riguarda curto. Sebbene ci sia estrema volontà di Longo e di magari di, di chiudere per curto, eh, perché il Bavi c'è concorrenza, però il Bavi c'è l'ok ok di curto, quindi dovrebbe semplicemente poi formalizzare la questione col Como. In questo momento, però, la priorità del Bavi è quella di fare un terzino, un, un centrale mancino. A questo senso il nome che era stato ciferato, leggevo e eh, do conferma, è quello di Mangraviti. e eh, Le voci su Mangraviti sì, sono vere, eh, perché il Bavi aveva diciamo, fatto un sondaggio con la Brescia, però il problema è che Mangraviti è diretto a Cesena, quindi è... Diciamo, è non, non possiamo dire neanche sfumata, perché non è neanche iniziata la trattativa col Bavi. Eh, quindi in questo momento il Bavi è alla ricerca di un difensore mancino. Ci sono due sogni. E gli diciamo oggi eh, obiettivi, no, non, anzi, non dire obiettivi, direi sogni, perché sono momenti raggiungibili, e sono due nomi che noi abbiamo fatto più volte in questa chat. E sono Lautavo Valenti e Federico Barba del Como. Ne parlavamo proprio all'inizio, quando, forse, quando facemmo quelle mh, formazioni, tipo valutando un po' i, i potenziali mancini da accostare al Bari, citammo lo stesso Valenti. Secondo me Barba è un livello anche superiore perché è un giocatore di alto livello in Serie B che ha fatto anche la A seppur a livelli mediocri, possiamo dire, però è, è, con, sono profili difficili da sbloccare in questo momento. È, non so poi l'intenzione se sia quella di provare a chiudere subito un profilo del genere oppure magari aspettare perché... Io penso che un giocatore come Barba potrebbe liberarsi, così come Curto, tra l'altro, un po' più avanti, nel momento in cui il Como riuscirà a riempire la rosa e a prendere i difensori che poi andranno a comporre la prossima squadra, avrà modo di liberare, di, di liberare Curto sì, o Barba. Valente, Valente del Parma. Eh... Valenti il Parma. Eh, Valenti sì, Valenti il Parma. Mh, io ecco, mh, diciamo, sono entrambi i profili, ripeto, molto apprezzati. Innanzitutto, quindi già partiamo da questa presupposto. Però la stesso tempo è molto costoso. Primo barba, sicuramente costosissimo, prende tanti soldi. Eh, però io credo che il cumulo liberi. E, mh, allo stesso tempo Valenti viene da un infortunio, è vero. Eh, e io credo che si interessa anche del Parma mandarlo a giocare, quindi ehm, al momento, ripeto la, 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 c'è un muro altissimo cioè, Ripeto, qua inutile. nessuno vuole fare creare illusioni sono, infatti ho scritto sogni nel senso che il Bari al momento eh, apprezza, ma non, non c'è nulla in piedi, perché sono per Costi, concorrenza e ehm, fattibilità molto molto difficili. bisogna capire, Mangravite, ripeto, piace, ma va a Cesena, quindi è sfum neanche sfumato, è proprio inesistente come cosa. E, mm, bisogna, dai, però, vuole chiudere un centrale mancino. Un altro nome che piace moltissimo è Bonifazzi, però anche qui bisogna attendere che il giocatore si liberi. Se no si decida che Bonifazzi vuole restare in Serie A. L'altro nome invece molto corteggiato è quello di Bonini. Bonini, una notizia che aveva dato Passione Bari e Contropiede, effettivamente è vero, piace su Bonini, però lo diciamo, c'è Fortissimo, nostro carissimo amico. Don Cio Polito che ha proprio piombato su, su Bonini. Lui sappiamo amante della serie C, quindi sia anche naturale. C'è proprio questa racconto di un Polito molto euforico nel contendersi col Bari gli obiettivi di mercato. Abbiamo un nemico, vabbè, eh, non possiamo farci nulla. Eh, io però, penso che. Obaretin, poi vabbè, eh, ci aggiorneremo, cercheremo di essere anche più precisi a livello di pronuncia, non so se si dica Obaretin o Obaretin. Mm, vedremo un po' più avanti. Penso l'obiettivo sia quello proprio di prendere lui per mettere a disposizione di Longo un giocatore di piede mancino per iniziare a lavorare a sviluppare il gioco in un certo modo. Penso l'idea sia quella, poi nel gioco delle coppie che sappiamo Longo vuole portare, quindi due giocatori per ruolo. Ovviamente, Obaretin sarà l'alternativa di un titolare che immaginiamo arriverà un po' più avanti. e Ricordiamo: arriverà un titolare come braccetto sinistro e arriverà un titolare come braccetto destro, mentre il perno il centrale dovrebbe essere almeno stando a quelle che sono, stando a quella che è la situazione attuale. Vicari potrebbe anche essere capitano. Poi vedremo anche questo. Sì, Vicari dovrebbe contendersi la fascia di capitano con Maita. E, mh, difesa, quindi abbiamo detto un po' tutto. Uh, Sgarbi. Leggevo arrivare alle 8 a Bari. Se non vado 8, 8, un quarto, 8 e mezza. Mm, se effettivamente <ride> ho preso l'aereo uh, da Verona a Bari, andando um, avanti, uh, difesa. Abbiamo parlato. Fontana Rosa. Leggevo. È stato fatto un sondaggio, ma poi è rimasto tale. Um, nel frattempo vi invito ad abbonarvi al nostro canale Twitch, ripeto, è mh, gratis per chi ha Amazon Prime, quindi ci fa essere solo un piacere, noi vi, vi diamo notizie e se ci gratificate così sarebbe davvero un apprezzamento che ci farebbe piacere. Nel frattempo la Svizzera è passata in vantaggio con Embolo e... Mh, hai spoilerato, ha esplorato. Vabbè, non è, che, cioè, non è che vado avanti, io. no. Forse io sto su Sky, quindi il, vado un po' indietro. E, ma eh, meno male perché l'Inghilterra fa piangere come squadra, ehm, Restando al Bari, eh, quindi la squadra è ancora rossa centrocampo. Tutto a fermo perché il centrocampo il reparto è folto, non ci sono obiettivi cioè, imminenti. Abbiamo parlato. Tante volte di bianco che è il nome preferito in poll ma per bianco bisogna, bisogna aspettare non è una cosa di adesso um, la novità che possiamo darvi è questa molto importante fa Vasuli nelle idee di longo sarà l'esterno sinistro quindi se la giocherà con ricci questo che vuol dire vuol dire che il bari a destra Uh, deve fare un esterno Perso perché Dorval nei piani del Bari resta quindi è, è sarebbe pure folle venderlo se poi devi già farne un altro. Quindi Dorval resta. Oggi, leggevo di notizie lì Dorval vicino a Catanzaro. Non c'è nulla, Bari uh, è tranquillo su questo che vuole, vuole tenere Dorval e allo stesso tempo. Uh, prenderà un esterno destro eh, per appunto far giocare il posto all'esterno francese. Ma, quindi ti chiedo, questo va in accordo con quanto ci aveva detto Breda martedì, no, che Favasuli lui lo vedeva meglio a sinistra, no? Quindi eh, ti chiedo un po' se, se ti aspettavi appunto questa scelta di Longo, la, la ribadiamo: Favasuli sarà un esterno sinistro. Sì, ma poi va a confermare ciò che avevamo un po' previsto. Nell'ottica di avere un, un esterno dei quattro di centrocampo a garantire l'ampiezza e un altro in grado di venire anche dentro al campo, Favasuli è un elemento ideale da quel punto di vista. Poi, per, peraltro, da quella parte, eh, sulla sinistra, gravita anche Sibilli, che sappiamo, va un po' per conto suo per il campo, a volte si accentra, a volte... Uh, prende il centro a volte attacca la profondità, quindi un giocatore in grado di interscambiarsi può essere una soluzione. Ovviamente, l'interpretazione di Ricci e quella di Favasuli sarà diversa, quindi varierà anche in base un po' al piano gara. però per me è una ribadisco una mossa intelligente. Certo è che adesso serve io lo dico, per me serve un titolare a destra perché a me Dorval, a meno che poi Dorval non ci faccia vedere anche una crescita. A me Dorval paradossalmente stava piacendo più a sinistra, quindi vediamo, vediamo. Ovviamente non è la zona di campo in cui c'è maggiore necessità in questo momento, perché comunque puoi lavorare in altro modo, adesso puoi diciamo, trovare delle soluzioni alternative, però per agosto probabilmente potrebbe essere una, una zona di campo nella quale andare a fare investimenti, cercare di pescare qualcuno. Doval che tanzava? No, Doval non è in uscita, l'abbiamo detto prima, uh, Doval resta e, uh, e credo sì, servirà uno con le caratteristiche diverse da quelle di, di, di Doval. Al momento nomi non ce ne abbiamo, non è che facciamo nomi tutto per farli, quindi non è utile anche eh, darne. Quello che appunto diciamo è che eh, Bavi cercherà un nuovo esterno destro. Uh, veniamo adesso all'attacco l'attacco che uh, sicuramente stuzzica tutti quello che uh, abbiamo detto uh, non, 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 diciamo, non ci arriviamo indietro, Bavi aveva fatto un sondaggio per la Padula uh, però costi al momento inaccessibili Bavi aveva provato a prendere Mendes vi contato. raccontato l'altra volta di una call con Lascoli, Lascoli spara altissimi, chiede un milione e mezzo per Mendes al momento il Bavi si è defilato, quindi la trattativa possiamo dire quasi sfumata. Un um, nome che al momento è caldissimo, piace tantissimo, anche tanto Magalini. Mi dicono di contatti giornalieri col suo procuratore, è quello di Manuel De Luca della, della Sandovia. Il profilo al momento davvero um, apprezzatissimo. Uh, Merlini lo fa domani se potesse il problema è che uh, anche qui c'è tanta concorrenza in Serie B ma allo stesso tempo uh, i costi che anche lui uh, De Luca costa la cosa che però va in favore del Bari è che De Luca uh, poi ti giro la domanda su che tipo di giocatore è de luca de luca è sul mercato quindi de, chi va alla sandori e paga si prende de luca ah, de luca è un buon attaccante ha una grande struttura è forte spalle alla porta secondo me molti lo ricorderanno perché eh, soprattutto al san nicola fece un, un ottimo primo tempo mise in grandissima difficoltà sia di cesare che di cari eh, non ricordo se fece a monire uno dei due non ricordo questo mh, mh, con precisione, però è molto bravo nel giocare di sponda, è spesso pulito, quindi è un buon elemento da quel punto di vista. Poi sappiamo che a Longo piacciono questi attaccanti strutturati eh, che ti forniscono anche la possibilità di andare lungo quando non riesci a costruire da dietro e di tenere qualche pallone. Il discorso su De Luca è che sotto porta è un po' incostante, nel senso io ricordo l'anno scorso aveva dei dati come XG personali, cioè produzione di occasioni molto, al, molto alto, però non, non riusciva a convertire tanto in gol. Poi la sua doppia cifra riesce a raggiungerla, la raggiunse sia prima dell'infortunio con il Perugia, che poi dopo l'ha fatto anche con, ehm, con la Sampdoria quest'anno: ha fatto 10 gol, di cui una buona parte nel finale di stagione. Segno che comunque un infortunio incrociato per un giocatore di quella stazza non è facile da assorbire e poi da superare. Quindi lui ci ha messo un po' di tempo, però nel finale di stagione si è visto un ottimo De Luca. Per me è un, è un buon attaccante, eh, sarebbe un buon colpo. Io onestamente, devo dire la verità, avrei preferito Mendes. Mi sembra che abbia anche più margini di crescita, però è, è una soluzione di, 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 di buon livello. Ciofren, okay, 40 anni è realtà Ciofani, non ricordo. Mulattieri, Mulattieri, che sta a suo Mulattieri penso che per il Sassuolo sia un affare. Averlo adesso in Serie B c'è sempre poi il nome di Luca Moro da tenere in considerazione, però Luca Moro lo vuole valutare grosso. Il problema è che sta a ha tanti attaccanti. Quindi, io credo che una, se, se a, a memoria c'ha cioè Mulattieri, Moro, ehm... vabbè, ancora Pinamonti, eh, non so. Cioè, Beh, non credo resti in servizio, no però quindi... dico per il momento non, eh, non eh, ci fa sono fare che lo abbia De no De uh, è andato De a Modena forse cioè io credo che comunque mh, cioè, lo spazio per nuovo sarebbe pure visicato. anche perché il Bavide non è che fa De Luca eventualmente no, ne farebbe di gli... almeno due uh, uh, No, De Luca no, De Luca lo compri. non lo fa in prestito, uh, come va anche Mendes, Mendes lo compri, Quindi quindi uh, sicuramente, uh, uh, ma io non sono d'accordo, cioè De, De Luca io lo ricordo gli ultimi mesi alla Sandovia, ha fatto benissimo, poi ehm? lo dicevo, sì. non, De Luca non è partito, no. ma, ma perché credo che aveva partito infortunato, perciò aveva fatto malino. Però poi negli ultimi mesi ha fatto bene, tant'è che Pirlo ha malincuore, malincuore, mi hanno detto che l'hanno messo sul mercato, però gli hanno preso code e vogliono prendere Tutino, quindi cioè, penso possa pure, voglio dire, compiacersi. Ehm... Ah, diciamo che claro, cioè, dobbiamo essere onesti l'obiettivo del Bari è dichiarato è quello di puntare ai playoff se il Bari avesse detto se De Laurentiis avesse detto vogliamo puntare alla Serie A De Luca non sarebbe stato il profilo ideale se vuoi fare una stagione di medio-alto livello di alto, comunque un attaccante che ti garantisce un buon apporto sia realizzativo che, che di lavoro per sì. la squadra Nasti è stata fatto un sondaggio col Milan per capire disponibilità il Milan ha dato un eventuale ok, però il Milan vuole mandare in serie a Nasti e più che altro bisogna capire Nasti se tornerebbe a Bari leggero prima di Esposito penso che vi riferivate a Sebastiano Esposito, cioè prende un milione di euro di stipendio, credo sia abbastanza infattibile. Ma penso così. che per lui sia il momento di andare poi, in serie A almeno credo. Sì, ma poi credo che lui Eventualmente tornerà la Sandovia. Non, non credo sia una cosa fattibile. L'altra cosa da dire: c'ha già, eh, poi ti giro anche qui un profilo. Non so se abbia parlato l'altra volta. C'ha già è addirittura anche qui. Eh, questo sarà un trasferimento a titolo definitivo perché Bari chiudeva per un biennale con c'ha già e il giocatore dovrebbe, se tutto va bene, essere ritiro dal 10. Quindi anche lui, insieme al eh, portiere, insieme a Obaretin, sarebbero gli altri tre arrivi che il Bavi vuole, vuole fare entro il 10. Allora, diciamo che Ciao dovrebbe rappresentare al momento almeno l'alternativa di Sibilli come ruolo, come collocazione in campo, perché è un trequartista di piede destro. Io onestamente mi auguro che il suo acquisto non precluda in futuro quello di un altro giocatore in quella zona di campo, perché mi sembra... Allora, adesso infatti ne, ne parliamo. Sì, perché mi sembra un'operazione un po' così. Cioè, allora, a me... Francamente, questa è una mia opinione. Non mi fa impazzire, perché lo dissi anche l'altra volta: è un giocatore un po' fumoso, non ha tanti numeri, cioè non è molto concreto sotto porta, né da un punto di vista dei gol né, né da un punto di vista poi degli assist. Né, è, ha dei colpi ma dei colpi anche geniali da un certo punto di vista. Comunque sa toccare bene il pallone, si muove anche bene però non è incisivo, cioè non, 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 fino ad ora in carriera non ha mai portato grossi numeri. In più e questa accusa. io non, non ricordavo avesse avuto degli infortuni così gravi, però oggi un po' spulciando un po' la sua carriera mi sono reso conto che ha avuto un paio di stop eh, importanti, eh, lo stesso problema al tendine rotuleo che le ha compromesso un paio d'anni della sua carriera e che comunque L'ha limitato, ha inficiato un po' sulla sua esplosività. Quindi non so. Mi sembra un po' un giocatore che nei primi anni di carriera aveva anche un bello strappo. Ho visto qualche video di quando giocava nella primavera del Novara. Tipo, però adesso ha perso un po' ripeto quell'esplosività, con, con la brillantezza a causa di diversi infortuni. Quindi non mi esalta, onestamente. Non mi esalta inizio questa situazione. Favasulli e vicini non credo giocava ma tanto. non mi sembra abbia la gamba per l'unica cosa che comunque mi tranquillizza da un certo punto di vista è che Longo aveva avuto, lo conosce, avuto e lo utilizzava spesso eh? quindi evidentemente ci sarà stato il beneplacito di Longo rispondo anche a nudo su Sibilli però Sibilli almeno quei 4-5 gol garantive comunque ti dava l'impressione di essere un giocatore a cui mancava qualcosa per sbloccarsi Cia già sorrare le stagioni in cui è andato oltre i due gol, eh, quindi io esistendo sì. vedo, vedo ci come un, un upgrade di, di uh, Ascic, no, no. Asic che insieme a Moracchio, ha avuto offerte dalla serie C, però ha rifiutato perché voleva stare in serie B. Però i due giocatori, credo che siano più fuori che dentro, proprio, sinceramente. Eh, venendo poi al nome, l'altro nome big che il Bari sta sondando, cioè o meglio, sta, sondando, sta provando a prendere, è quello di Partipilo, l'abbiamo detto, detto più volte, eh, anzi, sono stati i primi a dire del Bari che ha fatto un sondaggio per, di, per bocca di Cesar con Partipilo, il Bari. Sta lavorando per, per Partipilo dall'altro lato, ha avuto completa, totale disponibilità di Partipilo che ha messo Bari come priorità e, e quindi da parte di Partipilo c'è un portone aperto, non una porta. Adesso tocca al Bari fare il passo e, 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 e affondare. Ecco, io, io mi sono sbilanciato anche. Lo ricordo se l'altra volta o due puntate fa, io sono ottimista sul partipilo, cioè per me ci sono tutti gli incastri necessari per chiudere per partipilo, perché anche lo stesso partipilo ha dato disponibilità. Si abbassa l'ingaggio il, il Parma, non credo che se ne faccia qualcosa di partipilo in Serie A, quindi anche interesse suo eh, darlo. Il problema è che sul partipilo ci sono anche altre squadre di Serie B, tra cui il Cessena di Mignani e quindi eventualmente pagherebbero anche il cartellino al Parma eh, però il, il, la differenza è che il Bari ha l'ok totale di partipilo a differenza degli altri e, e quindi diciamo, ripeto, ad oggi io le, le mie percentuali le do più a un partipilo sì che a un partipilo no però la questione è che io credo che partipilo non sia una cosa immediata cioè ripeto, serva pazienza Uh, perché più la vedo più una, come una, um, una trattativa da, dai primi di agosto ecco da appena posto Vitio. Um, non so se ti stuzzica questo attacco Sidilli partipilo dietro De Luca eh sì che mi stuzzica soprattutto la connection partipilo De Luca sì perché De Luca l'anno scorso ha dimostrato di saper imbeccare bene cioè sapersi completare bene con attaccanti con mezze punte rapide che poi attaccano la profondità e per me grosso sì magari cioè, sarebbe davvero una tre quarti di alto livello e un attaccante è, è un attaccante forte comunque di ottimo livello come De Luca vediamo anch'io devo dirti la verità sono fiducioso per il semplice fatto che non, non credo che Parti abbia mercato in serie A e come hai detto tu non penso che il Parma Abbia interesse. Per lì aveva fatto un sondaggio per partipilo, però. Ma ma, non so, non se so, vediamo anche da questo punto di vista. Ma, è, ma, è certo, abbiamo il totale ok di partipilo, ma davvero. Partipilo ripeto: si abbassa lo stipendio, puoi divenire a cioè, Quando è una cosa di questo tipo non. Um e anche poi di Cesar che sta spingendo tantissimo per, per, per fare partipilo quindi ehm, eh, io credo che ci siano tutti gli incasti Guarda, bisogna aspettare bisogna vedere però al momento questa situazione eh, siamo in chiusura um... ci saremo Roccarasio sì, ci saremo abbiamo sì. questa anteprima, allora la Michele con l'altamura è saltata perché l'Altamura viene dopo in Vitiva, non si sono incassate le date. Gli amichevoli dovrebbero essere, la prima è ufficiale, 14 contro il San Giovanni Teatino, quindi di squadre di promozione, la seconda dovrebbe essere il 17 contro una squadra di eccellenza, eh, forse la stessa dell'anno scorso, quella del, del Pescara Curi. La eh, questa, eh, il 17, la terza dovrebbe essere il 20 contro una squadra ancora da definire, la quarta doveva essere il 23 contro la Salernitana. Il problema è che la Salernitana eh, è un caos totale: il sortista è dimesso, quindi andavano dopo in è saltata questa amichevole. Eh, un peccato che sia stato bello un Bavi salonitana in amichevole però al momento si sta trovando un avversario però do, do, le date indicative per le amichevoli dovrebbero essere 14, 17, 20 e 23, perché poi avete ufficio 24, giorno più giorno meno noi dovremmo esserci gli ultimi due amichevoli quindi dal, dal 20 al 24 probabilmente e, mh, Eh, sì certo veniamo a Roccaraso c'è cioè offri e erosticini che ci gli <ride> una scorpacciata, hanno scorpacciato l'anno scorso Gli Rosticini eh, eh, sì sì no dovrebbero essere due scale professionistiche una dovrebbe essere ripeto l'Alta Mura proprio lì è saltata stanno cercando tra Serie C, Serie D da quelle parti che c'è la Cavese pure anche se non so mh, i rapporti non credo siano idilliaci cioè tra Bari e Cavese. Eh, Parco pure, scorso scosso organizzare la Micale con la Juve Stabia, poi salto per eh, ordine, pubblico, no? ordine pubblico. Noi comunque vi aggiorniamo, ripetiamo in, in breve sintesi le, le, le novità di oggi. In porta, si attende l'ok ok di Stankovic, in difesa c'è il um, sogno di un mancino, difensore mancino che possa essere ad esempio Valenti o Barba, nomi apprezzatissimi. Però barrettima in chiusura eh, a centrocampo Favasulli fa Fava all'esterno sinistro, Quindi a destra si cerca un profilo. Mentre in attacco, contatti continui con De Luca. Eh, Mendes è sfumato. Partipilo è un obiettivo concretissimo. Ciaggia è invece in d'arrivo. Non so se vuoi aggiungere. Mi sono dimenticato qualcosa? No, niente, soltanto che attendiamo Sgarbi. No, anche di Stefano. Di Stefano, il nome piace tantissimo, però anche qui, ripeto, l'abbiamo detto l'altra volta. Andrà in vettivo con la Fiorentina. Quindi, finché non finisce vettivo, non si muove. Anche Compagnon, nome, date in considerazione. Compagnone, ad esempio, può essere l'upgrade invece di Moracchioli quindi, però il momento è quello, cioè, se non escono le persone non possono entrarne altre. Perché, non, ah, tra, chi... non so se vuoi dire qualcosa al volo sulla situazione, l'Ops con Angiuli che dovrebbero essere aggregati, no? Saranno aggregati da lunedì. Una situazione io davvero imbarazzante: una cosa che è davvero imbarazzante! Imbarazzante perché i loro due sono stati esclusi inizialmente non gli è stato comunicato nulla, l'hanno scoperto leggendo la lista. Io mi sono interfacciato con loro e con il loro procuratore. Hanno vissuto delle ore di sconforto inaudito perché nessuno si è degnato di spiegargli questa scelta tecnica in base a cosa poi si è, si è alzato. Poi un polverone, e, e lo, lo dico con estrema voglia <coughs> a quello che è stata la nostra difesa. De, non so se si chiama denuncia che non è che abbiamo denunciato niente, abbiamo solo evidenziato una scelta. Leggermente ambigua da parte dell'area tecnica, che per fortuna è, è, è tornata sui suoi passi e ha eh, deciso di convocare. Quindi, davvero se è stata fatta una GAF di cui si ignora la, il peso. Ecco. Per fortuna che tutto si è, si è concluso nel migliore dei modi. Per il resto, continuate a seguirci. Ci riaggiorneremo noi probabilmente uh, martedì se, anzi, scusate, se il mercoledì. programma della prossima settimana è mercoledì perché mercoledì ci sono i calendari: li commenteremo li commenteremo uh, live mercoledì sera in più c'è per la settimana prossima uno speciale giovedì mattina direttamente con Franco Civici e me a prenderci caffè cornetto e commento del calendario per questo è che non potete assolutamente perdervi. Lunedì c'è la conferenza di Luigi Loventis e probabilmente ci sarà anche un summit di mercato, un'altra bomba che vi stiamo dando. però dovete <ride> continuare a seguirci e soprattutto abbonarvi al nostro canale. Se domani, settimana prossima sarà caldissima tra summit di Loventis Magalini, lunedì, martedì. Ehm, Diciamo, domani non c'è niente, quelli sono i calendari. <ride> giovedì siamo, siamo a aperci il caffè Cornetto con civici. Civici, dove, non, non potete assolutamente mancare. Per il resto, vi auguriamo un buon weekend e eh, ci aggiorniamo la settimana prossima. Ciao, Ciao a tutti.